Ciao ragazzi 2.0 e questo nuovo video. Oggi farò vedere come fare una pedalata di decollo per il suo shuttle. E quindi, sigla! Eccoci tornati, come già visto prima della sigla, oggi vi farò vedere come costruire una pedalata di decollo per il nostro shuttle. I materiali che ci serviranno sono diverse pinze e pinzette, un martello, che ci serviranno tutti e due i tipi per andare a raddrizzare quei pezzi che magari sono storti e quindi non si attaccano bene, basta andare a raddrizzare per farli comunque belli precisi. Una squadretta e un righello per fare le linee più precise. E infine, come materiale, una colla a caldo, una pistola di colla a caldo con i suoi stick. Gli stick li trovate facilmente in cartoleria, oppure penso che anche in ferramenta li abbiano. Come materiali, per questo è tutto. Invece, come pezzi, andiamo a fornirci di legno da riciclo, come questo qua di qualunque spessore, o di qualunque diametro, comunque quello che vi servirà a voi. Diversi pezzi di stampanti, tra cui carrelli, carrellini, pezzi di ferro che ci sono all'interno, e infine un coperchio di un lettore DVD di quelli che ci sono nel computer, anche chiamati masterizzatori. Ma se non ce li avete, potete anche andare nei negozi tipo che giusto nei computer e vi potete anche fare dare, oppure se non ce li hanno, anche gli hard disk vanno bene perché comunque ve li daranno gratuitamente, e gli hard disk potete anche andarli a riutilizzare. Oltre a questi pezzi per stampanti che utilizzerò questa volta, vi consiglio di conservare pure questi pezzi qua. Sembrano degli inutili e banali pezzi di plastica, ma non sono così, perché ogni pezzo, come penso si capisce, può avere anche una sua seconda vita, perché non per forza deve essere creato per fare questo scopo. Per esempio, questi pezzi non sono mai stati creati per creare questa pedana. Sono stati creati per stare all'interno di una stampante, ma in realtà, come potete vedere, ora stanno facendo parte di un progetto, di un modellino statico, creato con tutti i pezzi da riciclo. Detto questo, vi lascio il video. Eccoci tornati. Come vi ho già detto prima della sigla, oggi faremo la pedana del nostro shuttle. Quello che ci servirà sono tutti i pezzi di riciclaggio. Infatti, i pezzi che useremo sono questo qua, che praticamente è, come si dice, la copertura di un lettore DVD per computer. Questo che invece è un asse di una stampante, che ovviamente sono montato tutti i carrelli, tutto quello che comunque non ci sarebbe servito. Poi un pezzo di legno di riciclaggio, di quella dello spessore che volete. In questo caso io l'ho speso di questo spessore qua, che non so di quanti spessori sia, 3 cm. Questo perché mi dà comunque più comodità per fare tipo dei chiodi, con delle viti, dei buchi. Ok, poi della nostra matita, la squadretta e un pennarello. Stavolta però utilizzeremo qualcosa che nei video precedenti non c'era. Infatti andremo ad utilizzare la nostra colla a caldo. In questo caso l'ho appena attaccata, perché così intanto mentre vi spiego si riscalda. Praticamente andremo ad attaccare i nostri pezzi con, cioè, quindi tipo questi pezzi qua, questi punti qua, mettendogli la colla a caldo di sopra, in questo modo. Quindi così non andremo a utilizzare comunque chiodi, li utilizzeremo lo stesso sicuramente per durante il procedimento. Però intanto, come la colla a caldo essendo anche molto resistente, andrà bene per questo passaggio. Quindi cosa dobbiamo fare? Abbiamo il nostro, diciamo, la nostra pedana iniziale, questo coperchio per lettori DVD per computer, e cominciamo cominciamo con il prendere le misure. Ok, quindi prendiamo la misura ed è 14,5. Mettiamola da parte perché non ci serve soltanto questa misura. Poi prendiamo la nostra pedana di legno. Ok, prendiamo le misure. Allora, sappiamo che la nostra scudetta arriva fino a 21,
quindi fino a questo punto qua, dove sto passando la matita, è 21 cm. Dobbiamo aggiungere quelli che stiamo nel premio superiore, quindi 21 più 27 più 7,5 farà 28,5. In questo caso sappiamo che noi dobbiamo, essendo 28,5, 28,5 cm, sappiamo che dobbiamo andare a fare un taglio a metà, in modo che così da centrare poi il pezzo che farà la nostra pedana. Quindi prendiamo su per giù 14,25, ok, e siamo perfettamente a metà. Sappiamo che questo qua è, abbiamo detto, è 14,5 cm, quindi andiamo a prendere 7,25 da un lato e 7,25 dall'altro. Ok, abbiamo i nostri segni. Cosa dobbiamo andare a fare? Prendiamo sempre la nostra pedana, inizialmente ancora così poi da ricoprire eccetera, e andiamo a prendere la misura di 16,5 cm. Quindi prendiamo 16 cm da un lato e 16 cm dall'altro. Ok. Vabbè, abbiamo il nostro disegno bello fatto. Ora cosa dobbiamo fare? Noi non possiamo sapere se quella pedana è perfettamente adatta alla misura che ci serve a noi, anche se io già precedentemente l'ho misurata per comodità, ma ora vi farò vedere come capire se un pezzo che state utilizzando è adatto oppure no al, diciamo, a quello che dobbiamo fare. Quindi prendiamo il nostro shuttle, ancora ovviamente incompleto, perché dopo questo video ci sarà un'altra parte di un video che farà vedere anche come completarlo. Quindi lo prendiamo e prendiamo la nostra pedana ancora in questo modo. Quindi la mettiamo perfettamente alle linee che abbiamo fatto, poggiamo lo shuttle con i reattori al limite della sua misura, prendiamo il pezzo della stampante che siamo andati a togliere precedentemente e lo mettiamo così. Vediamo che comunque il pezzo è già abbastanza buono. Quindi cosa dobbiamo fare? Noi sappiamo che in questo modo poi dopo ci andrà a finire un'altra bottiglia che farà, diciamo, i reattori primari, che sono i propulsori primari, che sono quelli che gli permettono allo shuttle di decollo. Quindi vediamo se tutto entra, ed entra perfettamente. In questo caso la bottiglia è una bottiglia di prova, non sarà di questa lunghezza, ma sarà poco più lunga. Quindi sappiamo che tutto entra e sappiamo anche che comunque i pezzi sono proporzionati e giusti. Questa sarà la prima parte la seconda parte dello shuttle, sì, ma la prima per come costruire una pedana. Questo perché andremo oggi a creare sia questa parte qua, che la parte laterale da questo lato, in modo che così questa qua è la parte dove salgono i piloti, diciamo gli astronauti, e questa è la parte di fissaggio dove è lo shuttle prima di decollare. Quindi abbiamo il nostro pezzo, controlliamo se la nostra pistola a caldo è perfettamente arrivata a temperatura. In questo caso io ho utilizzato come piano per fare colare la colla in eccesso questo piano nero. Se schiacciamo possiamo vedere comunque se la colla esce. Se esce la colla vuol dire che in questo caso è uscita, vuol dire che la pistola è arrivata a temperatura. Quindi prendiamo una candela di colla a caldo, la mettiamo e la prepariamo. Togliamo il nostro pezzo e con la pistola a caldo andiamo a mettere, ok, non so se si vede bene, un attimino che ok, va bene. Ok, ho zoomato un attimo per farvi vedere come metterla. Non importa se la mettete precisa, anche se la mettete grossolanamente, tanto poi alla fine quella che uscirà fuori in eccesso andremo noi a toglierla con un tagliatino. Quindi mettiamo tutta la colla che serve, mettiamola anche un po' abbondante, questo perché è ferro. È un ferro liscio, quindi in questo caso non ha striature, pezzi, diciamo,
schegge che permettono l'aderenza. Quindi mettiamo la botta di modo che così il pezzo viene ricoperto. Dopo aver messo, diciamo, questo pezzo qua, dove abbiamo messo la colla a caldo, mettiamo il pezzo. Siamo attenti a rispettare i bordi, perché una volta asciutta la colla sarà un po' complicato andarne poi a togliere il tutto. Quindi facciamo che un po' il pezzo deve uscire, quel mezzo millimetro che non abbiamo messo uscirà fuori, quindi deve restare così, in modo che così poi farò vedere dopo cosa dobbiamo andare a fare. Aspettiamo che asciughi. Nel frattempo, non so se si vede da questo punto, ora vi giro, diciamo, la pedana, ci sono questi spazi vuoti qua. Questi spazi vuoti non servono, un attimino che ve lo faccio vedere, ecco qua, questi spazi vuoti, questi buchi che vedete, non servono tanto, perché comunque sono comunque gli spazi vuoti che andrebbero ad eliminare la bellezza. Quindi cosa dobbiamo fare? Mettiamo la nostra pedana poggiata come era prima. Ok, prendiamola in questo modo, così ve lo faccio vedere, e andiamo a riempire i buchi man mano con un po' di colla a caldo. Sono i buchi questi qua che ci sono in fondo, va bene? Poi prendiamo la spatola e andiamo ad allisciare, comunque a strofinare con la spatola la colla a caldo. Ok, fatto questo procedimento, lo facciamo con tutti i buchi che ci sono, in modo che così tutte le striature verranno comunque eliminate, tutti i buchi che non servono verranno eliminati, e quindi andremo a mettere lo stucco. Eccoci tornati. Come avete già visto, lo stucco l'ho messo, non ve l'ho potuto fare vedere perché ho un problema con la fotocamera, però ve lo spiegherò. Andando sotto questo tipo di stucco qua, potete utilizzare la marca che volete, la quantità di stucco che volete, perché le vendono in diverse misure. In questo caso questa è di 500 grammi, ma vendono anche quella di 1 kg, che è un poco più grande. Quindi cosa ho fatto? Mi sono messo dei guanti, potete utilizzare qualunque tipo di guanti, non c'è comunque preferenza, da quelli là che tipo da guanti quelli là per, tipo, per lavare i piatti, comunque sono di gomma, quindi resistono, proprio, oppure i guanti quelli là anti-taglio, tipo quelli là dei muratori, eccetera, e i guanti comunque in silicone, tipo questi qua, eccetera. Qualunque tipo di guanto va bene. Quindi immergiamo il dito nello stucco, prendendo una quantità di stucco poca, assai, dipende quanti buchi dovete riempire, e cominciate a stendere sul piano di comunque dove dovete stendere. Dopodiché aspettate che asciugate, in questo caso è già quasi asciutto e possiamo continuare con il nostro lavoro. Che cosa dobbiamo andare a fare ora? Dobbiamo andare a prendere due pezzi di stampanti, uno ce l'ho qua, ma l'altro è questo qua. Questi due sono dei pezzi di stampanti essenziali, questo perché sono un carrello di stampante, che sono questi qua, sono questi qua, il carrello quello che fa muovere in giù il foglio, e questo dove ci sono i timbri che colorano, diciamo, la parte del foglio, dove c'era una volta un motorino che io ho tolto, e questo invece, diciamo, la parte dove venivano fissati, no? Quindi si mettevano qua e c'erano tutti i motorini, le cose che servivano per far muovere la stampante. Monteremo in due posti diversi. Questo andrà in questo punto qua, che a differenza di questo piano non copriremo i buchi, perché daranno proprio l'effetto di un punto di decollo dove ci sono tutti i fili della benzina, diciamo, del carburante che serve allo shuttle. Questo invece andrà messo così, in questo punto qua all'incirca. Comunque troveremo un posto, poi dovremmo anche un po' modificarlo, andrà messo qui dove ci saranno i carrelli che si muoveranno in questo modo per far andare via comunque le pedane dei piloti, dove vengono gli astronauti. Per prima cosa andiamo prendendo questo pezzo. In molte stampanti questi pezzi qua sono piegati verso l'interno, in questo caso io li ho con la pinza piegati verso l'esterno per renderli più simili alla realtà. Tutti i pezzi che si sono comunque piegati e facendo forza per estrarlo, e andiamo comunque a sistemarli con un martello. Quindi prendiamo il martello, diamo, diciamo, un colpo, ok, dei colpi decisi che andranno a raddrizzare il nostro pezzo. Allo stesso modo andremo a raddrizzare tutti i pezzi che si saranno piegati, quindi questo qua che si è praticamente uscito dal suo punto, andiamo a sistemarlo
Ok, si stanno sistemando. Ecco qua. Sistemando il pezzo questo qua di sotto. E stiamo questo. Ok. È entrato. Addrizziamo pure questo. Ok. Questo pezzo è completato. Andiamo poi a fissarlo dopo. Ora vi farò vedere. Questo qua invece non ha bisogno di nessuna modifica per ora. Quindi mettiamolo da parte. Ora prendiamo il pezzo essenziale per questo progetto, che per completare intanto questo progetto, che sarà questo pezzo qua. Quindi, come abbiamo fatto per questo, per fissarlo, andiamo a prendere tutte le misure che ci servono. Quindi mettiamo in questo modo di frontale a noi. Prendiamo questo pezzo qua e vediamo quanto è largo. Ok, è largo è all'incirca 5 cm e mezzo. Ok, tanto questa è la misura che ci interessa. Prendiamo la scotretta, vediamo quanto, quindi 14 e mezzo, dividiamo 7,5 e dobbiamo ora dividere 5 e mezzo. Quindi dobbiamo fare 2 e mezzo più 2,5, quindi verranno 2,75. Ok, 5 e mezzo. Perfetto. Ok, e abbiamo tutte, diciamo, le nostre misure già belle fatte. Questo perché già sappiamo, anche soltanto appoggiandolo, che il pezzo che dovrà essere incollato è largo quando questo punto qua, quindi non dobbiamo andare a fare punti, diciamo, di per precisione eccetera. Ok, ora ci tocca andare a andare ad incollare in questo modo. Quindi prendiamo il nostro pezzo, mettiamo giusta quantità di colla, spremiamo un poco perché il tempo che la colla entra all'interno. Ok, in questo modo. In caso se la pistola non spinge, fatelo con le dita, con le mani. Ok, in questo modo. Mettete anche qua una quantità abbastanza elevata. Ok, prendiamo il pezzo. Attenzione a non metterlo così. Mettiamolo, comunque dobbiamo metterlo con tutti i pezzi rivolti verso, in questo caso verso la fotocamera, quindi sarebbe verso di voi. Ok, e aspettiamo che tutti i pezzi si asciughino correttamente. Ok, con una mano in alto premiamo e con un cacciavite in basso, perché non possiamo toccarlo in questo momento, è praticamente incandescente la colla, quindi con un cacciavite premiamo in basso e sopra con la mano. Ok, dal caso mettiamo anche della colla in più nei lati. Ok, già di quel lato c'è, e della colla anche da questo lato. Il rumore che state sentendo è il ventilatore, perché sta, qua dentro si muore letteralmente di caldo. Una colla che ancora si asciuga, stendiamo meglio col cacciavite. E per ora abbiamo finito. Ora cosa dobbiamo andare a fare? Andiamo a prendere questo pannellino qua, però in questo caso dobbiamo andare a prendere il nostro shuttle, perché dobbiamo vedere in un punto dove che praticamente non ci devono essere le ali. Quindi andiamo qui al limite, sappiamo che le nostre ali sono in quel modo, quindi lo mettiamo qua. Abbiamo già il nostro segno, e prendiamo una matita e segniamo il punto dove dovrà andare. Ok, in quel caso, comunque in questo caso l'ho fatto grossolanamente in questo punto. Ok, in questo punto qua, in modo che così comunque so dove devo andare a fare a finire. Ok, cosa dobbiamo fare ora? Andiamo a fissare il nostro carrello. Quindi
non può appoggiare in nessuno dei lati, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a modificare la sua estremità, che in questo caso prendiamo una tizia un pochino e il lavoro è fatto. Quindi sappiamo che deve andare qua e noi lo fissiamo proprio in questo punto. Eccoci tornati, come detto prima dobbiamo fissare il carrello l'ho già fissato senza farvelo vedere perché il procedimento è perfettamente identico all'asse comunque di decollo. L'importante è che mettete più colla se avete questo uguale, se ce l'avete uguale a questo pezzo, perché i pezzi regolari sono molto di meno ed è molto pesante, quindi non terrà fermo, basta mettere della colla come se fosse un coperchio e quindi terrà fermo. Per farlo asciugare ho messo un pezzo di legno che, come vedete, se vado a togliere fa restare il pezzo perfettamente fermo. Quello che dobbiamo fare ora è praticamente fare l'ultimo procedimento di questo video, questo perché vi farò vedere come continuarlo in un altro video. Cosa dobbiamo andare a fare? Prendiamo il nostro pezzo, un pezzo di legno di scarto, e andiamo a metterlo qua sotto gli ingranaggi. Vediamo se, anche mettendolo qua sotto, se gli ingranaggi girano. A quanto pare girano abbastanza bene. Ok. Se vediamo che il pezzo che stiamo utilizzando è troppo piccolo, non dobbiamo fare altro che andare a prendere degli altri legni di scatto e andare comunque a trovare un pezzo che sia abbastanza decente. Quindi, in questo caso, questo pezzo di legno qua. Quindi andiamo a vedere. Sembra buono. Sembra che non abbia nessun problema. Ok. Io ho trovato un pezzo buono ed è la giusta misura. Ok. Se c'è un pezzo rotto in questo punto, quindi basta staccarlo e andare poi a limare il pezzo che a noi non serve. Quindi prendiamo il nostro archetto da traforo. Ok. Andiamo a... tagliare il pezzo in eccesso. Va bene, fatto questo taglio andiamo a vedere se il pezzo è buono, se va bene e che le misure combacino, e andiamo sempre a vedere se i carrelli girano. Ok, i carrelli girano perfettamente. Cosa dobbiamo andare a fare ora? Dobbiamo andare a prendere delle misure. Quindi abbiamo il nostro pezzo di legno messo qua, in questo punto. Con una matita andiamo a prendere le misure. Una semplice riga può bastare. E andiamo sempre con la nostra colla a caldo. Sempre, se non esce, spingiamo un po' con le mani. Se la colla a caldo non esce, può essere per un motivo solo. Può essere per due motivi: o è rotto il carrello che fa affossare lo stick, oppure lo stick di colla a caldo che non combacia con la nostra pistola. La maggior parte delle volte è questo problema, infatti io sicuramente poi andrò a cambiarlo, andrò comunque a comprare dei nuovi stick, in modo che così vediamo se il problema è quello là. Con il pezzo che vi ho fatto vedere prima non lo buttate, perché può servire per dare comunque la parte, per coprire la parte che non si dovrà vedere, quindi la parte degli ingranaggi. La mia idea è quella di mettere comunque un motorino, perché comunque non dovrà stare statica, però sto vedendo che non c'è molto spazio per mettere batterie, bottone per farlo accendere, quindi non andiamo a mettere in questa fase il motorino. Comunque voi, se avete un pezzo molto più grande, potete farlo molto facilmente, basta che comprate non proprio, perché all'interno della stampante che voi avete smontato potete trovare questi tipi di motorini qua, che sono motorini identici a quelli delle macchine telecomandate. Anzi, è molto più semplice trovarli, perché le stampanti di questo periodo, chi ha molte stampanti vecchie, le trovate sicuramente buttate, quindi potete andarle a prendere, potete trovare tubi di plastica di queste dimensioni, tipo per drenaggi di colore, oppure per, se poi li pulite, per qualche motorino tipo che succhia l'acqua, eccetera.
trovate motorini del genere, trovate carrelli in acciaio e in alluminio che possono servire e potete trovare anche molti fili. Comunque in questo caso io ho soltanto questo motorino qua, perché gli altri li sto utilizzando per altri progetti, e quindi non metterò niente perché non ci sarà spazio. Prendiamo sempre, quindi giriamo la nostra pedana, se vi faccio vedere anche cosa sto facendo. Come potete vedere, allora prendiamo bene la nostra misura, mettiamolo dritto nella nostra pedana, ok, in questo modo, con un pennarello o con una matita andiamo a disegnare questo punto. Ok, mettiamo la colla nel nostro pezzo, state attenti perché se vi cade sulle dita la colla brucia. Ok, fatto questo, prendiamo il nostro pezzo e lo poggiamo qua. Va bene. Ora non ci resta che andare a fare l'ultimo pezzo di copertura, che andrà fatto con un pezzo di cartone, in questo modo. Come potete vedere, i pezzi che come li sto mettendo io, li sto mettendo in questo momento grossolanamente, questo perché non ci serviranno comunque per ora messi così e poi andremo a modificarli dopo. Quindi sappiamo già che il pezzo va bene, ve lo faccio vedere. Ok, il pezzo va benissimo, eccoci tornati. Come potete vedere, ho già incollato il pezzo di legno e dopo averlo incollato con la forbice sono andato a togliere tutti i pezzi in eccesso. Quindi per questo video è tutto, nel prossimo video vi farò vedere come andare ad incollare e a creare i reattori e i propulsori principali e secondari del nostro shuttle e come completare la nostra pedana di decollo. Quindi qui sotto in descrizione troverete sempre il mio profilo Instagram e il link, se la troverò, il link dell'immagine che ho usato come spunto per la mia pedana di decollo. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate tantissimi mi piace qui sotto nei commenti per qualunque informazione e quindi ciao!